Siamo all'interno del bunker rifugio di Prospiano, si entra di fronte al casello di Prospiano. Questo era un bunker che è stato realizzato dai tedeschi, a tre entrate, una verso Gorla, una appunto dalla stazione di Prospiano e una dall'area del Lazzaretto, e secondo diverse voci doveva essere utilizzato per lo stoccaggio anche dell'oro diretto in Svizzera, perché qui passava la ferrovia Valmorea, o forse era semplicemente un rifugio per gli operai della fabbrica sanitaria qui di fronte, che era una fabbrica che aveva anche finalità militari perché produceva il cotone esplodente.